Ben ritrovati cari amici telespettatori da Cristian Tempesta e ben ritrovati su Antenna Sud Live, canale 90 del Digitale Terrestre Pugliese. Siamo anche in diretta Facebook sulla nostra pagina Antenna Sud. Siamo in diretta da Copertino, in pieno Salento, 5 agosto 2019 per la 44esima edizione dei festeggiamenti del corteo della Madonna della Neve con l'organizzatore, con Raffaele Staffella. Una manifestazione importante giunta appunto alla 44esima edizione. Sì, esatto, 44esima edizione, 44 anni dal lontano 1976 in circa, quando Don Giuseppe Marulli, l'arciprete della Chiesa Madre, con la sua genialità volle restituire a Copertino proprio i fasti del Medioevo, la nascita anche di Copertino, perché non solo è un corteo ma è anche la storia del nostro paese di Copertino. Sì, la storia del paese di Copertino, nata appunto intorno al 560 d.C., quando i quattro casali cercarono di riunirsi, e poi nel 924 ci fu la città di Copertino. Li possiamo anche citare i quattro casali, perché sono i casali di Cigliano, di Cambrò, di Mollone e di Casole. Sì, esatto, sono le quattro, diciamo, periferie dove si sono riuniti qui al centro di Copertino con il casale, il rione di Cittadella, e hanno dato vita naturalmente a quello che è attuale Copertino. Allora, spieghiamo ai nostri cari amici telespettatori quello che vivremo nel giro di qualche minuto. Noi adesso ci troviamo innanzitutto sul Palazzo del Prete. Ringraziamo il dottor Luigi Del Prete che ha dato questa grande ospitalità. Vi assicuro, un palazzo d'epoca, bellissimo. Avremo modo anche di vedere quello che sta succedendo qui nella stanza. C'è questo backstage, si stanno preparando. Perché? Che cosa accadrà? Accadrà che il conte Manfredi e la contessa Beatrice leggeranno l'editto al corteo che via via si sarà formato qui. Esatto, per ricordare naturalmente questa leggenda o storia in cui il conte Manfredi dedicò un'effigie della Madonna della Neve all'attuale Basilica Santa Maria de Nives, e per festeggiare questo evento volle radunare questi quattro casali all'interno del centro storico, dove ha dato la possibilità di non pagare il pedaggio. E qui nasce naturalmente la storia del corteo storico della Neve, dove si riuniscono, come è tuttora adesso, in un antico mercato medievale. Infatti c'è una piccola ricostruzione di un mercato medievale, dove tutti vengono naturalmente qui nel centro storico di Copertino. Appunto, come diceva il nostro amico Raffaele, correva il XIII secolo e il conte Manfredi, ricordiamo, figlio di Federico II, per venerare la Madonna fece erigere la chiesa che già esisteva nel 1088, la chiesa matrice. E questo corteo rappresenta, appunto, vuole ricordare la donazione dell'effigie della Madonna della Neve, che però, spieghiamo ai nostri amici, perché si chiama Madonna della Neve? Correva il 5 agosto del 252 d.C. Sì, dove naturalmente 352 d.C., dove la Vergine Madre gli apparve in sogno a due coniugi, ma anche al Papa, dove in questo sogno disse proprio dove ci sarà sul Monte Esquilino a Roma, dove ci sarà in una giornata del 5 agosto, quindi immaginiamo una giornata molto calda, ci sarà un terreno imbiancato. Quindi ricostruito questa, dove ci sarà questa neve. E parliamo della Basilica di Santa Maria Maggiore. Santa Maria Maggiore, dove viene adesso è stata ricostruita questa basilica. E in onore di quella, naturalmente, basilica è stata anche dedicata la nostra basilica. Ricordiamo anche ai nostri amici, perché per chi volesse venire, visto che siamo in diretta qui a Copertino, siamo in pieno periodo vacanziero, e l'effigie della Madonna è qui custodita, quindi dal XIII secolo, ed è quella che è stata donata appunto dal figlio di Federico II, dal conte Manfredi, quindi è possibile visitarla e venerarla soprattutto. Sì, sì, c'è la possibilità di venerarla all'interno della basilica, in un altare, diciamo, a lei dedicata, in uno stile anche barocco. E quindi c'è naturalmente la possibilità di
c'è la possibilità proprio di visitare e pregare questa effigie. Adesso il nostro, innanzitutto ringraziamo la regia curata da Paolo Franza, si sta riempendo la piazza. Qui siamo in Piazza del Popolo, è il centro, il cuore di Copertino, dove questa sera abbiamo l'onore e il privilegio anche di ospitare tantissimi artisti di strada, gli sbandieratori del rione Lama di Oria e tanto altro, tanto divertimento proprio per, come attrattive. Bene, cari amici telespettatori, ringraziamo Raffaele, io immagino che tu abbia non tanto, tantissimo da fare e spero che vada tutto bene, noi ne siamo certi. Per chi volesse raggiungerci, noi siamo qui a Copertino e sarà una lunga diretta, racconteremo quello che accadrà durante il corteo, ci saranno sbandieratori, artisti di strada, ci sarà anche una cena medievale. Cena medievale. Sì, ci sarà una cena medievale, abbiamo ripresentato questa vecchia usanza dove naturalmente davanti a questa grandissima tavolata con la presenza dei figuranti si alterneranno tante attrattive. Quest'anno avremo anche per la prima volta le danzatrici orientali che si esibiranno davanti ai nostri figuranti. Prima di congedarti, i saluti e i ringraziamenti si fanno alla fine, noi invece facciamo il contrario, facciamo i ringraziamenti all'inizio perché dopo sarà difficile riuscire a ritrovarci. Chi vuoi ringraziare? Sì, naturalmente il primo ringraziamento va a tutti coloro che volontari che hanno contribuito a questa manifestazione, a tutti gli sponsor che hanno dato vita a, questi festeggiamenti, all'amministrazione comunale, alla Regione Puglia e naturalmente a tutti i miei collaboratori del Comitato Madonna della Neve. E io mi sento di ringraziare anche Emanuele Viva, un grande amico, ci conosciamo da tanti anni, ha creduto in questo progetto, ha creduto in noi e spero che la fiducia sarà ripagata. Grazie Raffaele, a tra poco, grazie e buon divertimento. Noi comunque vi aspettiamo qui, sempre a Copertino, Piazza del Popolo, sta per partire appunto il corteo che uscirà alla nostra sinistra, vedrete qui c'è questa americana, cosiddetta chiamata americana, uscirà di qui il corteo con ben 300 figuranti. Con ben 300 figuranti e tutti li stanno attendendo, poi svolteranno a sinistra, ci sarà l'esibizione degli sbandieratori, quindi li seguiremo anche noi e quindi sarà una bella serata. Come dicevo poc'anzi, noi siamo qui sul balcone dove il Conte Manfredi, che sarà impersonato da Mirko Tondo, il modello Mirko Tondo, ma soprattutto la contessa Beatrice Sabrina Martina, che è famosa attrice italiana giovanissima, nata a Roa, impersonato Odio l'estate, appunto ha realizzato delle scene con Aldo Giovanni e Giacomo. Come vedete noi siamo all'interno del backstage, vogliamo chiamarlo, questa è appunto la residenza del dottor Luigi Del Prete, il quale lo ringraziamo, e come vedete si stanno preparando, c'è ovviamente trucco e parrucco. Incominciamo già a chiedere, difficilissimo il trucco parrucco, no? Più semplice, perché rifarsi allo stile medievale non è stato semplice, o no? Oddio, tanto la moda comunque ritorna sempre, tutto quello che si usava una volta adesso ritorna comunque, perciò ci teniamo sempre aggiornati. Non avevano però tutta questa tecnologia? No, vabbè, noi siamo avanti. Siamo più fortunati? Sì, sicuramente. Bene, l'emozione traspare e ragazze, cosa si prova ad essere vestite così? È una grandissima emozione. Siete emozionate? Sì, sì, molto. Ma è la prima volta che partecipate al corteo oppure avete anche avuto la possibilità di partecipare in altre edizioni? No, io sono già 7 anni che partecipo. Cosa spinge una giovanissima ragazza a indossare il 5 di agosto costumi così, comunque pesanti come drappo, anche come tessuto, sono costumi molto caldi, passione, voglia di trasmettere le tradizioni? Più che altro è comunque una cosa di famiglia, perché anche i miei genitori si vestivano, quindi è stato tramandato e quindi mi vesto anch'io. Bella, bella questa affermazione, quindi come dicevamo poc'anzi siamo qui, io vedo anche un protagonista importante, colui il quale leggerà, fa parte di Scena Muta, l'associazione teatrale. Grazie. Ma figurati, è un piacere. Raccontiamo, siamo in diretta, raccontiamo quello che tu andrai a leggere. Non facciamo da spoiler però. No, e allora manteniamoci così un pochettino sul cauto. Intanto è veramente molto bello quello che succede, è un'edizione sempre più completa, sempre più ricca.
Ne approfitto per fare i complimenti agli organizzatori perché questa è la 44esima edizione e devo dire che è veramente molto ben curata. Ci accingeremo a vedere tutti i nostri casali, le loro manifestazioni. Abbiamo visto già ieri i giochi medievali e oggi ci saranno altrettante performance molto 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 interessanti. Quindi non cambiate canale, restate con noi, no. Condividete la diretta social perché siamo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, quindi diamo l'opportunità a chi non è venuto a Copertino di dire peccato, volevo esserci. Eh sì, deve essere così. La piazza è già piena? E quindi adesso che noi inizieremo sarà ancora più piena, l'anno scorso era straripante e quest'anno lo sarà ancora di più. Bene, bene, iniziamo così a far condividere un po' di diretta. Chi ha il profilo Facebook di voi ragazze? Vedo uno smartphone, tu hai un profilo Facebook? No, non hai il profilo Facebook. Proviamo a sentire, vediamo, passo davanti alla telecamera, se qui intercetto Mirko, il conte Manfredi. Mirko, è qui Mirko, sta arrivando, siamo rigorosamente in diretta con il conte Manfredi. Hai il tuo smartphone con te, Mirko? Sì. Perfetto, lo facciamo con lui, così lo vedono anche i nostri amici a casa. Se puoi prendere il tuo smartphone. Lo devi andare a prendere, quindi il nostro conte Manfredi, diamo noi un ordine per una volta, dai, almeno ti aspettiamo. Ricordiamo 44esima edizione del corteo storico Madonna della Neve. Ci ha anche raggiunto la contessa Beatrice Paolo, l'attrice Sabrina Martina. Sabrina, possiamo andare un po' più fuori, così abbiamo la possibilità di avere più luce e di cogliere tutto il tuo splendore nella tua, sì, all'esterno, nella tua grande bellezza. Magari se c'è questa opportunità possiamo, va bene questa luce, ok? Sabina, cosa rappresenta per te, tu che sei ormai un'attrice che ha calcato set importantissimi, ricordiamo l'ultimo, tu non odi l'estate però? Sì, sono una persona molto più invernale rispetto all'estivo. Va bene, questa era una battuta permessa, considerata l'ultimo film che hai realizzato, appunto quello con Aldo, Giovanni e Giacomo. Cosa rappresenta per te essere qui questa sera? È un'esperienza particolare, nuova, decisamente. Non ho mai avuto l'occasione di avere tutto questo ed è molto interessante. Un po' emozionata. Ma ti piacerebbe interpretare un ruolo in scene con abiti medievali? Un sacco, tantissimo, sì. Quindi possiamo dire produttori, Sabrina, please. Sì. Ma tra l'altro il viso è angelico, questo biondo, ricorda. La principessa, sì. Sì, sì, la principessa, sì. Grazie Sabrina. Noi avremo modo anche di intercettarti durante il corteo, quindi sarà una lunga serata estiva qui nel Salento. Grazie Sabrina, grazie. 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 Allora, avevo intercettato, è qui Mirko. Vieni, vieni, Mirko, vieni. Lui, il nostro conte Manfredi, che rappresenta il figlio di Federico II e noi lo facciamo rigorosamente in diretta. Allora, accedi al tuo profilo Facebook, ovviamente nel XIII secolo non esisteva Facebook, cerchiamo Antenna Sud, lo cerchiamo insieme così adesso Paolo, lo facciamo per gli amici a casa, Antenna, spero che ci sia segnale, calma, Antenna Sud Live è questo, clicchiamo Antenna Sud Live, noi siamo già in diretta. Hai un telefono di ultimissima generazione perché prende benissimo, ti rubo il mi piace anche di Mirko Tondo. E quindi che facciamo? Noi adesso vediamo che siamo in diretta. Siamo in diretta, quello che dobbiamo fare è condividerlo sul tuo profilo o sulla tua pagina. E questo abbiamo anche il tuo, come vedi, c'è una latenza, un piccolo ritardo di 20 secondi. E nel frattempo io provo a vedere e a intercettare altre situazioni che potrebbero essere quelle. Cosa andrai ad interpretare? Io questa sera presento la serata insieme con Ivan Raganato, anche io faccio parte di Scena Muta, sono felicissima ovviamente di farlo, sono felice che ci siano tante persone, tanti figuranti che danno il loro contributo affinché la nostra città di Copertino sia sempre più conosciuta e amata, perché lo merita. Ma a questo ci pensiamo anche noi, cari amici telespettatori, non cambiate canale, restate con noi. Adesso un piccolo mi chiamano, sì, ci ha raggiunto anche Laura Alemanno, l'assessore alla cultura del comune di Copertino. Questa sera sei in uno splendido abito che
è in pandan con il colore della tua pelle così abbronzata, a differenza dell'arancione dell'altro giorno. Allora, innanzitutto buonasera, buon 5 agosto, ma soprattutto buona 44esima edizione. Bentrovati a tutti quanti. C'è un borgo in festa, c'è una piazza che aspetta che questo corteo si snodi per le strade della città. Siamo felicissimi perché c'è questa rievocazione del Medioevo. Scusate forse anche un po' il fiatone perché i preparativi giù si corre da una parte all'altra. Noi vi aspettiamo. Sei emozionatissima. Sì, molto, molto, perché sono i primi eventi di questo cartellone. Nella voce si sentirà, io che conosco Laura da poco, però vi posso assicurare che è molto emozionata. Allora, se noi continuiamo a farla parlare, sicuramente una lacrima ci scappa. Sì. No, sono emozionata, dicevo, perché grazie all'organizzazione di tutti questi volontari, di tutti questi figuranti, questa città sta vivendo un momento di festa. Per me sono i primi eventi di questo cartellone che l'altro giorno abbiamo presentato insieme, e vedere che sono un successo dietro l'altro fino ad oggi non può che inorgoglierci. Quindi spero di continuare così, no? Chi ben comincia a metà dell'opera. Incrociamo le dita, ovviamente. Incrociamo le dita. Quindi ricordiamo, noi siamo rigorosamente in diretta, tu lo sai che siamo anche in diretta social sulla nostra pagina Facebook, per chi volesse raggiungerci. Siamo vicini, Copertino è nel pieno del Salento, quindi per chi non sa è tornato da mare. Siete tornati da mare, siete a casa, avete fatto la doccia, potete cenare qui, artisti di strada, godersi la serata. Una bellissima cena medievale sul sagrato della chiesa, e poi tutti gli artisti, e poi i banchetti enogastronomici. Questa festa non è soltanto il corteo, è veramente un borgo in festa. E tra l'altro Laura Alemanno distribuirà biglietti da 50 euro a chi viene da almeno 100 chilometri nel giro di mezz'ora. No, continuerò a distribuire il calendario degli eventi per invitare tutti a venire a Copertino. Tra l'altro l'ho già detto durante la conferenza stampa, ci sono delle serate meravigliose, ricordo quella dei nostri amici della Rimbam Band che sono, se non ricordo male, il 18 di agosto, quindi avevo questa memoria. E tra l'altro gli eventi termineranno il 7 di settembre, ma per chi volesse maggiori informazioni sulla pagina del Comune di Copertino e anche sulla pagina social... Abbiamo creato un sito appositamente per la promozione degli eventi, ma anche per la promozione del territorio, che è www.eventicopertino.it. E vai con la pubblicità, ma sì, ma sì. Piazza del Popolo, 44esima edizione del corteo della Madonna della Neve, e adesso sta per partire quello che è il clou della serata, il corteo e tutto quello che abbiamo raccontato poco fa con l'organizzatore Raffaele Strafella e con Laura Alemanno e alcuni dei protagonisti. La regia è curata da Paolo Franza, ecco qui il corteo che sta per entrare in Piazza del Popolo, gremitissima. Godiamoci questa diretta, non andate via, noi seguiremo a tutto il corteo, a tra poco. E
Benvenuti alla 44esima edizione del corteo storico Madonna della Neve. Una realtà molto importante nella vita della città di Coventino. Anche quest'anno il Comitato ha organizzato l'ormai consolidato appuntamento per i festeggiamenti in onore della Vergine con il titolo di Madonna della Neve. Oggi ricordiamo quello che accadde verso la metà del VI secolo a Roma. Quella stessa notte la Vergine apparve in sogno al disopponente e disse loro che avrebbe trovato la chiesa nel luogo in cui lei desiderava che fosse costruita la chiesa. Il mattino del 5 agosto, presumibilmente dell'anno 352 d.C., il colle Esquilino era miracolosamente ricoperto di neve. Col consenso di Papa Liberio, che la notte precedente aveva avuto la stessa visione del patrizio romano Giovanni, si diede inizio alla costruzione. In memoria del prodigio, la chiesa fu intitolata Santa Maria della Neve e la festa fu stabilita per il 5 agosto. Così è sorta la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Nel secolo XIII, Manfredi, figlio di Federico II, principe di Taranto e conte di Copertino, fece riedificare in stile romanico la nostra chiesa matrice, già fondata da Goffredo Normanno nel 1088, e la dedicò col titolo di Basilica a Sancta Maria ad Nives, e donò un'immagine della Madonna col bambino che ancora oggi veneriamo e conserviamo incastonata nell'altare a lei dedicato. Il corteo storico ricorda appunto l'atto di donazione dell'effigie da parte del conte di Copertino. I costumi storici si rifanno a quel periodo glorioso. La raffinatezza e i colori, oltre al loro valore simbolico, regalano emozioni e suggestioni. Quest'anno il corteo storico si diparte dal favoloso Palazzo del Prete, situato nella stupenda cornice del centro storico, e sfila per le vie di Copertino insieme ai 5 casali che anticamente costituivano le aggregazioni di popolazione del paese: Cittadella, Cambrò, Casole, Cigliano e Mollone. Ogni casale ha la propria insegna che lo rappresenta e lo contraddistingue all'interno del corteo stesso, a cui partecipano numerosi devoti e figuranti che allora, come oggi, rivivono in onore della Vergine gesti e memorie nate nel passato, ma tuttora presenti. Ora, sulla scia di questi ricordi storici, possiamo dare inizio alla 44esima edizione del corteo storico Madonna della Neve. Iniziamo con l'uscita del gonfalone Madonna della Neve, con gli stemmi dei 5 rioni della città di Copertino, accompagnato dalle chiarine e dagli sbandieratori musici del rione Lama di Oria. Sono presenti gli artisti di strada dell'associazione Tabarin Strani Vari di Parabita, con i loro spettacoli, acrobazie, magie e divertimento, e i figuranti Mediovalia nel borgo di Leverano. Thank you.
giungono i figuranti dei cinque casali che anticamente rappresentavano la città di Copertino. Il casale siciliano rappresentato dal suo confalone e accompagnato dalla coppia reggente, dalle dame di compagnia e dai reggitori dello stesso casale. La coppia reggente è seguita dai signori del casale. Adesso è la volta del casale di Molloni, con la presenza di due militari e del governatore del casale. Accompagnato dalla coppia reggente e dal suo popolo.
conclude il gonfalone della cittadella con la coppia reggente. Thank you.
Adesso è arrivato il momento centrale del corteo. È la volta del trombone della Madonna della Libra, opera realizzata dall'artista Raffaele Cesario. Sul trombone voi potrete vedere Campincia e le figlie della Madonna che regala su traccia con lo Gesù. È un'immagine molto importante per i pellegrini che vedono in Maria la guida sicura per i loro passi. Ecco la coppia principale, il centro di tutto è il corteo, rappresentato dal conte e dalla contessa. Ad intervenire il conte Manfredi e la contessa Beatrice sono due copertinesi doc, il fotomodello Mirko Tondo e l'attrice Sabrina Martina, abiti firmati dallo stilista Pino Cordella. La famiglia del conte è scortata dagli arcieri rosso-verde di Copertino, i quali subito dopo il corteo saranno presenti sul sagrato della Chiesa Madre a disposizione di tutti per vari momenti di svago e puro divertimento, soprattutto per i bambini, sempre insieme ai loro falconieri. Dell'editto da parte del conte per dare il via ai festeggiamenti. Subito dopo la proclamazione si esibiranno su questa splendida piazza tutti gli artisti presenti. Udite, udite la parola del conte! Amabili signori del casale della cittadella, vassali dei vicini di casali di Ciciliano, Cambrò, Mollone e Casole, reggitori delle illustri istituzioni, benevoli maestri delle arti e dei mestieri, corporati dal clero di Copertino, grandi e piccini, umili e saggi, io, conte di Copertino, vi saluto e vi rendo grazie per la numerosa partecipazione a questo evento in onore della Beatissima Vergine della Neve. E chiedo anche a voi di unirvi al mio rendimento in lode a Dio e alla sua Madre Santissima. Questo giorno ci lega ancora di più all'amore verso il sommo ed eterno Iddio, che in tempi di guerra come di pace ci dona i suoi innumerevoli benefici. La nostra presenza in Basilica e all'evento del corteo che ogni anno, il 5 agosto, riviviamo, servono a ricondurre alla memoria di tutti, alla nostra e alla vostra devozione alla Madonna, a costruire insieme una società più giusta e fraterna. Venerate l'immagine della Vergine e chiedete a lei copiose benedizioni per le nostre vite e per la nostra città. In questo giorno ricordiamo l'anniversario della dedicazione della nostra Basilica alla Beata Vergine Maria della Neve. Perciò diamo inizio alla festa con danze, musiche e spettacoli. A tutti affido lo sguardo materno di Maria con l'augurio che possiate vivere sempre nella gioia e nella pace, guardando la Vergine come modello di vita perfetto. Proviamo ad avvicinarci, io vedo lì anche l'assessore Laura Alemano, adesso ci saranno gli artisti di strada e chiedo a Paolo di poter inquadrare gli artisti di strada. Allora Laura, siamo come sempre nuovamente in diretta, è stato emozionante la lettura dell'editto da parte del conte Manfredi, figlio di Federico II, il quale ha detto venerate la Vergine Maria, Maria della Neve. Assolutamente sì, questa rievocazione, quella vivere questi momenti con questa partecipazione così forte, poi il fatto che sia ambientato è meraviglioso, è meraviglioso.
ci fanno rivivere i momenti proprio di l'epoca, sembra di essere in un'altra copertina, di altri tempi. Bene, abbiamo appunto fatto un salto di circa 8 secoli e quindi nel frattempo mi chiamano, le immagini saranno un po' mosse, sarà molto difficile questa diretta. È arrivato anche il primo cittadino, il sindaco, e qui ci ha raggiunti. Finalmente partita la 44esima edizione, lo avevamo detto nella conferenza stampa. Siamo indietro di circa 8 secoli, il tuo abito è sicuramente fuori luogo. Assolutamente. Anche il mio, eh? No, è assolutamente fuori luogo. Ma la suggestione però che ci danno le musiche e anche gli artisti ci riporta comunque indietro. Bellissima atmosfera, bellissima. Allora, come detto, noi abbiamo detto in apertura di diretta circa un'ora fa, siamo in diretta televisiva ma anche in diretta su Facebook, quindi ricordiamo ai nostri amici che sono qui in vacanza, perché ormai in pieno periodo vacanziero possono raggiungerci qui a Copertino, perché non è ancora partito il corteo, ci impiegherà almeno un paio di ore e poi ci saranno altri eventi durante tutta l'estate di Copertino. Sarà un'estate molto ricca e l'occasione di poter anche visitare la città nell'occasione del corteo storico. Questa sera, tra le altre cose, anche il castello è aperto, quindi si potrà anche visitare, per cui quanti vorranno venire avranno l'opportunità di vedere le bellezze di Copertino insieme alla bravura dei figuranti. Allora, Copertino passa da un'epoca medievale a un'epoca quasi futuristica con gli eventi che avete organizzato sino al 7 di settembre. Non c'è soluzione di continuità nelle epoche, bisogna tenerle insieme, sono anelli che si inanellano, ma il Medioevo basta non volerlo nei comportamenti, perché si rischia anche magari di avere comportamenti che possono riportarlo. E quindi... chiamato appunto il periodo buio, ma eppure molti storici dicono che non era così. Assolutamente non è vero, non è vero che fosse questo periodo, in effetti diciamo è provato questo. E comunque da questa bellezza anche dei costumi, dalla bellezza dei luoghi e delle persone, perché questa sera fanno comunità, avranno occasione di costruire una comunità anche con gli eventi della contemporaneità, e quindi per questo il cartellone è anche vario. Io mi verrebbe da chiedere al primo cittadino che cosa ha preparato per la cena medievale. Guardi, sarà una sorpresa anche per me, perché non l'ho preparata io, ma gli organizzatori di questa magnifica occasione, ecco, che negli anni si ripete, quindi c'è qui Don Antonio, ma c'è il presidente del comitato che hanno organizzato tutto con dovizia di particolari, allora dobbiamo dire grazie se le cose si ripetono nel tempo, e comunque anche grazie per la bellissima partecipazione che la comunità, non solo copertinese ma anche dei luoghi vicini e i visitatori, sono qui questa sera, quindi... grazie. Quindi percorrete qualche chilometro, venite qui a Copertino, ringraziamo il primo cittadino, ci ha raggiunto Don Antonio. Don Antonio, una emozione rivivere ogni anno questo corteo in onore della Vergine Maria. È meraviglioso ritornare indietro nel tempo. Noi attraverso questa manifestazione riviviamo un pezzo della nostra storia cittadina. E questo è veramente grande, meraviglioso. E poi vedere questa cornice di gente, di popolo che sta vivendo momenti veramente ricchi di emozione, è per noi motivo di grande soddisfazione. Abbiamo voluto questa festa, questo festeggiamento in onore della Vergine Benedetta, proprio per donare alla nostra cittadinanza momenti di gioia, di serenità, di distensione. In questo tempo in cui c'è tanta solitudine, c'è tanta tristezza, amarezza, chiusura, ecco, stare insieme, vivere insieme e gioire insieme. E questo alla luce della Vergine Benedetta, la Madonna della Neve, che ha sempre benedetto, protetto la nostra città, la nostra comunità parrocchiale in modo particolare. Sicuramente Don Antonio, tra canti e suoni, come diceva Sant'Agostino, chi canta prega due volte. Veramente, è proprio così, chi canta prega due volte. Ma la cosa bella che emoziona il cuore è vedere tanti bambini partecipare con gli occhi aperti, con il cuore sospeso a questi eventi così belli. E là dove sono i bambini ci sono anche le famiglie. E questo è meraviglioso, vedere le famiglie riunite per partecipare ad un momento di serenità e di gioia genuina. Grazie Don Antonio, grazie, grazie. Svolta. È un piacere enorme. Grazie e soprattutto buona estate. Bene, cari amici telespettatori, come vedete il corteo è partito qui da Piazza del Popolo e percorrerà tutte le vie del centro cittadino. Proviamo adesso ad avventurarci in questa diretta e vi assicuro sarà una bella
una bella storia da raccontare. Cercheremo di vivere con voi queste emozioni. Ricordiamo che siamo in diretta televisiva su Antenna Sud Live, Teleonda, canale 90 del digitale terrestre, che vuole raccontare la nostra Puglia, vuole raccontare quello che noi viviamo durante tutti e 365 giorni dell'anno. Bene, ringraziamo ancora Emanuele che ci racconta. Come vedete, nel frattempo il corteo sta percorrendo le vie cittadine e provo adesso a cogliere anche il parere di molti ospiti che sono qui giunti da Copertino. Proviamo a chiedere a queste signore, voi siete di? Cino. Siete di Copertino, come vivete le emozioni di questo corteo? Con entusiasmo. Però non siete vestiti? No, io facevo parte dietro le quinte di tanti anni fa, quindi mi sto godendo lo spettacolo. Bene, si sta godendo lo spettacolo. Proviamo ad accelerare il passo, perché i tamburi sono sicuramente molto belli da vedere, ma anche da ascoltare, però creano un minimo di disagio. Io provo ad accelerare il passo. Paolo Franza, che mi segue con grande passo molto svelto, come vediamo qui il centro cittadino è tutto illuminato. Ricordiamo che siamo rigorosamente in diretta su Antenna Sud Live ed è chiaro che, come vedete, qui ci sarà anche la cena medievale, ci sarà anche la prova del tiro con l'arco. Io provo ad interpretare molte persone che ci hanno raggiunto. Lei viene da Copertino, signora? Sì, vengo da Copertino. Tantissimi indigeni mettono le mani davanti alla telecamera. Signore, voi sorridete, possiamo dare un giudizio? Siete di Copertino, siete delle indigene? Come no? Lei di dov'è? Sono di Milano. Lei è di Milano, come vive una persona che fa parte di una regione diversa dalla nostra, dalla Puglia, questo tipo di manifestazioni? Non è una domanda difficile. No, è divertente, bello, interessante. È la prima volta che... No, sarà la terza, la quarta. Quindi è recidiva. Grazie. Il vice parroco, Don Luca, grazie. Don Luca, abbiamo avuto modo di intercettare anche Don Antonio. Come diceva Sant'Agostino, cantare vuol dire anche pregare due volte. In questo caso la musica ci accompagna, musica del Medioevo. Un momento storico questo per rivivere queste emozioni di tanti secoli fa. Sì, è un'emozione perché vedere tanta partecipazione, persone che comunque collaborano insieme, avere uno spirito di comunione e uno spirito di chiesa. Questa è anche, fa parte della chiesa, lo spirito proprio di comunione, di mettere insieme anche tradizioni di casali anche diversi o comunque di paesi. È bello vivere questo momento. È un momento difficile, Don Luca, perché facciamo passare. Un momento difficile per la Chiesa che in questo momento storico, in questo ventunesimo secolo, sta vivendo un rapporto, non diciamo difficile, un rapporto nuovo con i credenti e chi si avvicina alla religione cattolica. Sì, ecco, io credo che più che altro non è un momento difficile, ma un momento di rinnovamento. Cioè ritornare alle tradizioni, ritornare alle prime comunità cristiane, ritornare a mettere in comune ciò che si ha, ritornare alle semplicità dell'uomo, ritornare ai valori che ahimè si stanno perdendo. E allora ritornare solamente ai valori, a un'umanità più integra e ritornare a Cristo. Perché come dice Gaudium et Spes, chi appunto si interfaccia con Cristo si interfaccia con l'uomo stesso. Cioè quindi avere sempre più una conoscenza di Cristo e avere sempre più una conoscenza dell'uomo. Questo è importante e questo stiamo cercando di fare anche con la nostra Copertino. Grazie, belle parole, potremmo fare lunghi discorsi filosofici legati al discorso legato all'uomo stesso. Ecco, in questo momento stanno sfilando gli arcieri e come vedete il conte Manfredi e la contessa Beatrice impersonata dalla, ringraziamo Don Luca, dall'attrice Sabrina Martina e dall'attore Mirko Tondo. E tanta gente accompagna questo corteo storico, loro percorreranno i chilometri che poi ci porteranno anche davanti al castello. Allora, vi ricordo, 44esima edizione del corteo della Madonna della Neve, il 5 agosto del 352 d.C. Come vedete, sbandieratori in questo corteo che è
giunto appunto alla sua 44esima edizione. Come vedete, qui ci sono i gonfaloni dei cinque casali e i figuranti sono ben 300. Per voi non è la prima edizione, vero? Non è la prima edizione. No. Cosa vi spinge a vestire e indossare abiti di secoli fa e fare tanti chilometri a piedi sotto questo caldo? Beh, è un piacere, no? Piacere, comunque è una tradizione, quindi... Questa tradizione si tramanda di padre in figlio? Sì, perché mia mamma aveva indossato questo costume, sì, quindi sì. Bene, grazie, grazie. Come vedete, tanti bambini, anche tu sei felice di far parte del corteo? Sì. Non vedi l'ora che arriva il corteo? Sì. Ma fammi capire, hai fatto i compiti dell'estate, che è finita la scuola? Così. Come così così? Quando li inizi? No, l'ho iniziati... E poi inizio di nuovo a settembre. A settembre, va bene, i compiti della scuola sono fatti. Bene, come vedete, 300 i figuranti, tantissimi, tutti vestiti con i vestiti dell'epoca. Un momento molto particolare, molto atteso dalla città di Copertino. Voi cosa rappresentate? La contrada di Cisano. E siete dei nobili? Sì, dovremmo essere i genitori. Come dovremmo? Siete i genitori? Ha beccato proprio quello che è proprio lo straniero di questo. Abbiamo beccato l'unico non indigeno. Lo chiediamo alla signora. Allora, siamo i genitori di quella dolcissima fanciulla davanti. E rappresentate i nobili del casale? Il casale? No, noi siamo praticamente la coppia che è indietreggia coloro che seguono i principali davanti, diciamo. Quindi il conte Manfredi e la contessa Beatrice, grazie, grazie, grazie. Abbiamo dato anche questo suggerimento. Come vedete, ogni gonfalone rappresenta un casale. I casali sono appunto cinque, ecco lo stemma del gonfalone portato a gran mano. E anche loro, non è certo la prima edizione. No, no, assolutamente no. Come vivete questi momenti? Beh, sono emozionanti, sinceramente. È bello sentire tutta questa atmosfera, un po' di tutto il paese, diciamo, che partecipa a questo corteo. Grazie, grazie. Come vedete, il corteo è molto, molto lungo, si snoda per tutte le vie del centro cittadino di Copertino. Difficile interpretare questo ruolo, però lo fate con passione, si vede. Certo, lo facciamo ormai da diversi anni. E lo facciamo per la passione, per l'amore per la Madonna della neve. Grazie, grazie, ringraziamo i nostri amici che sono intervenuti, molti giovanissimi ma anche molti giovanissimi diversi, come possiamo dirlo. Allora, rappresentare questo, far parte del corteo è sicuramente un onore. Certo, certo, da 15 anni che noi facciamo questo tipo di discorso. Siamo del rione Cambrò, rappresentato dalla chiesa di San Gerardo Maiella in Copertino, e tutti gli anni ci organizziamo nel nostro casale praticamente, alla grandissima. Quindi non c'è una sorta di rivalità tra i casali? Sì, ieri sera abbiamo fatto i giochi medievali, noi siamo arrivati terzi e diciamo, giusto per divertimento, per dare onore a questi tre giorni di rappresentazione dei giochi medievali praticamente, e poi oggi si conclude con la sfilata del corteo storico. Siamo molto contenti di questo discorso, di questa manifestazione, e andiamo avanti. E andiamo avanti, sicuramente 44esima edizione, però io provo a sentire anche chi vive il corteo ai margini. Quanti cortei ha visto? Io?
Ah, parecchi. Ne sono 44, minimo ne ha visti 44. Se ne ricorda uno in particolare, un aneddoto, una storia? Lei non ha mai partecipato? Sempre così è stato. Sempre così? Non è ogni anno più bello? No, beh, certo, è bello. Sono diversi? Sono diversi? Sì, sono diversi. Perché? Cosa si ricorda del passato? Del passato? La stessa storia più o meno, i cavalli. Sempre la stessa. Cavalli? La stessa storia. Quest'anno non l'ho visto. Arrivano, ci sono i mangiafuoco. Lei come lo vive il corteo? Seduto. Sicuramente è più comodo di noi. Seduto. Perciò sono tranquillo, beato, niente. Bene, grazie. Ringraziamo anche i nostri amici che stanno vivendo il corteo in una maniera completamente diversa. Io chiedo lumi alla regia per poter comprendere se riusciamo con questa luce a intercettare quello che sta accadendo qui a Copertino e se possiamo continuare. Lo so, è difficile, noi ci siamo inventati il canale live dedicato appunto agli eventi in diretta ed è giusto anche che possiamo vivere insieme a voi queste emozioni che sono uniche. Vi ricordo, canale 90 del Digitale Terrestre, Antenna Sud Live, siamo in diretta social anche sulla nostra pagina Facebook. Importantissimo decidere quello che potrà accadere durante il corso della giornata, durante il corso della serata. Allora, noi proviamo adesso a staccare per un attimo il nostro commento audio e vivere in presa diretta quello che sta succedendo.
all'occhio, guardate sempre il compagno. Ritorniamo con l'audio dalla presa diretta, direttamente qui in diretta su Antenna Sud Live, Teleonda, canale 90 del digitale terrestre. Come vedete stiamo costeggiando il castello di Copertino, che in questo caso, in caso eccezionale, è aperto anche questa sera. Come vedete, tanta gente per le vie di Copertino. Per chi non lo sapesse, siamo sempre in diretta anche social sulla nostra pagina Facebook. Come vedete, tanta gente. Adesso si percorrerà questo circuito cittadino per arrivare poi in Piazza del Popolo nuovamente e vivere insieme le emozioni del corteo, ma soprattutto ci saranno anche le emozioni degli sbandieratori, non solo la musica. Tanti bambini, tanti giovani, tanti adulti, tante persone anziane che vivono con attenzione. Proviamo a chiedere a questa signora, a chi sta scrivendo? No, niente. Come no, niente? Sta scrivendo a qualcuno? Stava facendo il video, stava facendo il video. Lei è di Copertino? Sì. Come vive questa emozione del corteo? È bellissima, è una cosa bellissima. Allora, la signora è più loquace, proviamo, è caratteristico perché non solo per le persone che abitano a Copertino, ma anche per chi viene da fuori. Le persone di fuori, e serve tantissimo ricordare la storia del nostro medioevo, visto che abbiamo un castello bellissimo. E lo vediamo alle tue spalle. Certo. Quindi venite a Copertino perché? Perché c'è tanto da scoprire, tanta storia medievale. Quindi, cara Laura Lemanno, possiamo suggerire che questa signora può fare la promozione del comune di Copertino come spot. Spot, certo. Va bene, grazie. Ringraziamo la nostra amica, grazie. Ritorniamo nuovamente in presa diretta. Tanta. Come si vive l'emozione del corteo? Va bello, bello proprio. Faccia piacere tutte queste cose. Lei è di Copertino? Sì, da Copertino. Come se ne ricorda di cortei, vero? No, veramente mio marito qua se ne attende certe cose. Ah, lui se ne intende. Vieni, marito. Che te ne intendi? Facciamo la storia. Quando è nato il corteo? Boh, ma parecchi anni. Nel 1976, credo. Ah, sì. 44 anni? 76. 44 anni. Allora, che cosa ti ricordi dei vecchi cortei? Com'erano all'inizio? Erano più miseri. Adesso più passano gli anni. Vabbè, hanno aggiunti altri cortei di altri territori. Dico. E quindi è diventato più bello da vedere. Certo. No, quindi voto all'amministrazione e all'organizzazione? Sì. Qual è il voto? 10%. 10, togliamo la percentuale. Grazie. Proviamo ad intercettare ancora tanti e tanti amici. Come vedete, il corteo si snoda, ma queste signore stanno in piedi, ma loro stanno seduti. Perché state? Siamo in diretta, perché state seduti? Perché non sto bene, sto riposando. Ah, quindi sta bene riposato e si vive molto meglio questo spettacolo. Lei si vede più comodo. Lei è di Copertino? Sì. Come vive questa emozione del corteo? È bello, emozionante. Perché non ha partecipato? E già sono persone da un anno all'altro, sono già componenti, sempre gli stessi sono. Grazie. È dura, quanti bambini, li vedete? Piccolissimi, età dai 4 anni, che partecipano qui al corteo. Come vedete, bambini tutti che suonano, che ci tengono ad apparire, che ci tengono a tenere vive le emozioni del corteo.
della Madonna della Neve. Vengono, suggeriscono anche le varie riprese, ovviamente, figli di molti amici. Quindi, come vedete, stiamo vivendo le emozioni del corteo qui a Copertino, importantissimo, una grande organizzazione di Raffaele Strafella. È una sfida ogni anno, 5 agosto, come il 5 agosto del 352 d.C., quando il sogno portò la possibilità di creare questa chiesa che poi si è eretta nel XIII secolo da parte del conte Manfredi, sulla chiesa matrice eretta appunto nel 1088, e poi nel XIII secolo ci fu questa chiesa, e questo corteo rappresenta appunto rappresenta appunto il volere del conte Manfredi, la venerazione nei confronti della Vergine Maria. Tanta gente, come vedete, anche ai lati delle strade. Proviamo anche ad intercettare gente che mi dice di no, chi mi suggerisce cosa significa niente. I bambini sono molto molto più loquaci, come vedete alla nostra destra, cari amici telespettatori, il castello di Copertina, il fossato, quindi antichissimo, come vedete questa suggestiva immagine. Ci abbiamo anche il tifo, come vedete, siamo qui, ricordiamo, 5 agosto 2019, abbiamo anche degli intrusi. Noi siamo in diretta televisiva, vi abbiamo beccato, degli intrusi. Siamo in diretta televisiva. Okay. Voi siete di? Noi siamo di Copertino. Veniamo dalla Francia. Trepuzzi. Però. Com'è dalla Francia? Sì, abitiamo in Francia, però siamo di Copertino. Quindi siete in vacanza, sì. Adesso siete tornati alle vostre amici. Ci voglio fare 10 metri di passeggiata. Facciamo 10 metri di passeggiata. Allora, è anche qui intervenuto l'assessore al marketing territoriale. È una cosa importante, la Madonna della Neve, no? Importantissima, tutti la veneriamo. La verità è onesto proprio, perché è una cosa seria. Abbiamo i tempi televisivi ristretti, mi dica. Perché la Copertino, San Giuseppe di Copertino è una cosa importante. Lo sappiamo. È vero? E questa che cos'è? Sarpelata. Questa è la 44esima edizione del corteo della Madonna della Neve. Bravo. Perfetto. Grazie. Grazie. Grande. Allora, noi i nostri amici che si sono, come dire, io chiamerei gli arcieri, giusto per abbatterli, però non siamo così cattivi. Voi avete uno smartphone? Uno smartphone, sì. Perfetto. Sì, hai una pagina, hai Facebook? Sì, prendi Facebook? Sì. Tranquillo. Però non c'ho no, non te la do io la connessione. Vieni qua l'amico, vieni qua che sai riprendere. Lascia, non serve più la ripresa. Puoi abbandonarla. Stop. Facciamo una bella cosa, visto che siamo in diretta televisiva. Facciamo così. Possiamo andare sulla tua pagina Facebook. Scopriamo gli amanti di Altarini. No, scherzo. Non facciamo come il milanese imbruttito. Andiamo sulla pagina Facebook. Certo, cercate Antenna Sud. Spostiamoci, facciamo cammino. Ma venite. Guardate. La figura continua, non avrà fine. Non c'è connessione. Cerca Antenna Sud, poi lo facciamo lui. Antenna Sud, lo facciamo insieme. Antenna Sud. Lei che è venuta da Trepuzzi, che ha conosciuto l'uomo della sua vita a Copertino, si sono trasferiti in Francia e hanno così deciso di tornare a... Sei lenta a scrivere. Scrivi. Ma tu non hai connessione. Come non hai connessione? No, c'è scritto francese. Ma ragazzi, Paolo, abbiamo beccato due francesi. Cioè, scusami, c'è un vostro amico qui. C'è un vostro amico, chiamatelo. Vieni. Non ha internet. No, un attimo, lei ha Instagram? Eh no. C'è una cosa. Mi dica. Era buono ogni anno di fare queste cose, perché... Facciamo ogni anno. Copertino non è dimenticata. No. Abbiamo trovato, non possiamo entrare lì perché sarebbe pubblicità non autorizzata, non autorizzata. La andiamo a chiamare l'amica, facciamo questi momenti di hilarità in un momento. Calma, ehi, tu come ti chiami? Filippo. Che lavoro fai? Disoccupato, è a posto, è disoccupato, perfetto. Internet, no, abbiamo un altro assessore al marketing territoriale, venga qui, lei ha connessione? Calma, no, posso farlo io? Aspetti, faccia così. Antenna Sud, tu come ti chiami? Vittoria, mi mantieni il microfono? Canta una canzone. Allora. Quella che vuoi.
siamo in di... sta impallando la telecamera. Lo facciamo in diretta, guarda Vittoria, che succede. Questo è il telefono di mamma, rubiamo anche il mi piace, lo facciamo. Ma sai che succede? Tu guarda in camera, Vittoria, guarda che succede adesso. Guarda che succede. Condividi, apriamo la diretta. Guarda che succede, vedete qua, guardate. C'è il blocco. No, non c'è il blocco. Come ha? Guarda, chi sta? Tieni. Hai visto? Ci siamo noi. Bene. Allora... ci suggeriscono, facciamo il video. Tu vieni dalla Francia, non hai la connessione e vuoi pure il video? No, senza son, niente, suggeriscono, facciamo così. Allora amici, voi volete fare il video, grazie a voi. Io cercavo il delegato dell'assessorato al marketing territoriale che mi ha scritto Italia 1. Vieni, come here, come dicono gli inglesi. Hi, how are you? Ok, no, americano. Americano. Allora, dicevi, finiamo il concetto. Questo è il primo anno autonomo. No, questo è lei è di? Copertino. Ma non l'hai vissuto fino a mo', 44esima edizione. E non c'era presente. Ah, non c'era. Quindi l'anno prossimo ti troveremo vestito. Sì, giusto. Qua. Lei che ne pensa? No, io l'ho fatta a sfilata. Però? Sì, col pony. Ah, quando si usavano anche i cavalli, vero? Comunque possiamo dare un voto all'amministrazione e all'organizzazione. Quale voto? Ok. No, voto come ok. Da 1 a 10, 9. 9? 10, dai. 10. 10, 29 diviso 3, quindi ci siamo come media, grazie. 9, 9 punto, numero 1. È una cosa importante, sai. Ma noi crediamo in questi eventi. Perdere queste... No, noi a parte, noi abbiamo scherzato, abbiamo riso. Noi crediamo in questi eventi del territorio, perché questi eventi fanno crescere l'economia, perché c'è tanta gente che viene da fuori, il negozio è aperto, uno compra l'acqua, c'è un'economia, un indotto che si crea e soprattutto... Amarsi porsi bene, non costa niente. Ora abbiamo intercettato una massima. L'egoista è troppo. L'egoista è troppo, no? Perché amarsi non costa niente, volersi bene. Io quando dico a Paolo e al nostro editore che vogliamo fare un programma diverso, soprattutto una rassegna stampa dai comuni, questo sarebbe un signore. Qual è il tuo nome? Domenico. Ah, Domenico, quindi Domenico, sarebbe meraviglioso fare con te la rassegna stampa la mattina. Perché è una cosa egoista, perché siamo diventati egoisti veramente, non ci riconosciamo nemmeno un amico, stiamo sempre con la paura. Non si devono perdere queste tradizioni. Assolutamente no, grazie Domenico, buona estate. Grazie. Tutto nostro, bene cari amici, abbiamo vissuto anche questi momenti di ilarità, come vedete i giocolieri sono tanti, il nostro amico che riesce a palleggiare con il bicipite. Non andate via, non c'è lo scalino, non andare via. Queste due signore che fanno parte del corteo, fanno parte del corteo perché seguono i figli. È vero. È vero. Qual è l'emozione che prova un bambino nel provare ad essere presente nel corteo? Beh, penso vestirsi, mettere un abito diverso e basta. E basta. Grazie. Come vedete dicono ciao mamma, saluta. Saluta. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera e poi? Come ti chiami? Lorenzo. Lorenzo, ma ti piace il corteo? Ha detto di sì, gli piace il corteo. Buona serata. Bene, sempre qui a Copertino per la 44esima edizione. Ah, ma qui abbiamo anche ospiti con il cane. Where are you from? Sì, Copertino. Ah, Copertino. Siete indigene allora. Allora, cosa ne pensate di questa edizione che è giunta alla numero 44? Beh, ovviamente è sempre un piacere rivedere questo corteo, anche rinnovato negli abiti, quindi vedere anche l'impegno delle persone che ci sono state dietro a tutta questa preparazione. È ovvio che da copertinese è sempre una festa importante questa, no? Anche se il santo patrono è San Giuseppe da Copertino, questa è diciamo per eccellenza la festa che rappresenta nel tempo Copertino. Come vedete cari amici,
tanta gente di Copertino sente questa festa, sente molto da vicino questa festa, ma soprattutto complimenti per la loquacità, complimenti. Grazie, grazie, buonasera. Buona serata anche a lei e buona estate. Tanta, noi siamo perseguitati dai tamburri e dai tamburelli. Salutiamo gli amici, salutiamo tutti quelli che ci vogliono in questo momento vedere direttamente dal digitale terrestre, al tasto 90 del digitale terrestre pugliese, Antenna Sud Live, canale dedicato interamente alle dirette, ma solo anche alle dirette, social. Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico e quindi che cercheremo di poter risolvere, ma è stato già risolto. Come vedete, più andiamo avanti verso il centro e più c'è tanta gente. Paolo inquadra appunto tutto il corteo nella sua interezza. Proviamo a vedere quanta gente in questo momento è connessa, mi dicono circa un centinaio. È difficile dare la possibilità di poter anche non creare intralcio al corteo stesso, non è facile. Io provo adesso, chiedo a Paolo, proviamo ad intercettare anche tutti gli amici che in questo momento ci stanno guardando e proviamo a chiedere ai nostri amici di Copertino cosa ne pensano del corteo di Copertino. Cosa ne pensi? Guarda, io non sono di Copertino, sto lavorando qua. Ti trovi per caso, ti hanno preso e buttato. Io però adesso sto vedendo. È la prima volta? Sì, l'ho visto al mio paese, però qua. Tu sei di origini Bari provincia, diciamo. Pugliese, di Bitonto. Ah, Wanna! Wanna! Abbiamo beccato. Salutiamo l'amico Francesco Cambione che ci starà guardando in questo momento. Lo possiamo dire in bitontino cosa ne pensi di questo corteo? Non mi dici che non parli bitontino. Io sono di Santo Spirito nativo, sono aggregato a Bitonto. Vabbè, però Santo però Spirito. Abbiamo un bitontino. Allora abbiamo un bitontino doc. Bitontino doc, faccio io il video, lo faccio per te. Allora, diciamo in dialetto, in vernacolo bitontinese, che cosa rappresenta questo corteo? È uno spettacolo. Ma la processione camain? La processione? La c'è le squaglie, la processione una camain. Bellissimo, grazie, è inutile, io lo dirò sempre, Bitonto ovunque. Cari amici, qui ci guardavate entusiasti perché c'erano le telecamere. Lei è di? Cosa? Where are you from? Di dove sei? Copertino. Ho in inglese. Hai un profilo Instagram? No. Facebook? Facebook sì. Allora, aspetta, guarda. Venga, ecco. Paolo, abbiamo intercettato un delegato dell'assessorato a marketing territoriale. Perfetto. Allora, cosa rappresenta per voi di Copertino questa edizione del corteo? Io ho partecipato vari anni e sinceramente è una bellissima esperienza. Proprio bella. Però in che senso? Perché non hai partecipato anche quest'anno? Beh, magari di anno in anno ci sono altri ragazzi che vogliono partecipare, diamo spazio a loro, no? Ricordiamo 300 i figuranti. Lei non mi ha ancora detto qual è il suo profilo Facebook. Non ne capisco proprio di queste cose. No, va bene, perfetto. Allora, parlavamo di Facebook e di Instagram. La signora che fa questo. Suggeriscono te, perché? Perché? Ho fatto 1000 chilometri per venire a vedere questa sfilata. Ma ti hanno mandato o sei venuta? No, mi ci ha portato, lui è di Copertino. Lui è di Copertino, quindi la colpa è sua. Però a parte gli scherzi, è la prima volta che sei qui? No, tutti gli anni assolutamente, cerchiamo di non mancarla, è bellissima. Cosa ne pensi di questa edizione del 2019? È bella, è fatta bene, organizzata bene. Al marito che voto diamo? Al marito 100 e lode. 110 e lode. grazie. Scatti le foto, vieni qua, non sei. Vieni. Allora, facciamo una cosa, ora ci divertiamo. Venite. Tu hai un profilo Instagram? Sì. E un profilo Facebook? No. Chi ha Facebook di voi? Io. Vieni qua, come here. Vai, accendi Facebook, hai il segnale che qui abbiamo beccato. Irlandesi, americani, francesi. Allora, cerca Antenna Sud. Buonasera signora. Antenna, sei lento.
posso. Sei lento. Tenna. Live, perché noi siamo in diretta. Live. Connessione. Devi cambiare iPhone. Ok? Guardate, ora ci divertiamo. Paolo, ci sei? Rubo il mi piace. Paolo, ci sei? Ok? Guardate. Adesso c'è una magia, ragazzi. Noi siamo in diretta televisiva, ma siamo anche in diretta su Facebook. Quindi se tu fai condividi, chiudi, condividi e dici mi hanno beccato, lo diciamo, Claudio Lodovichetti, chi è? Un tuo amico? Ma sì, dai, mandalelo. Ma sì, mandalelo a Claudio. Aspetta, Giuseppe Grandioso, Anna Moruso, Francesco Viva, Isabella De Benedizi e Lorenzo Francoforte. E vai! E abbiamo fatto... Lei è la mamma? Si sono comportati bene? Sempre. Ottimi figli. Fa buoni regali, dà la paghetta. Che... No, parliamo di paghetta. Ecco. Vediamo, quanto dà la settimana questo bravo ragazzo? Dillo a lui. Quanto ti dà mamma a settimana? 10 euro. 10 euro. Quanti anni hai? E 14. No, qua dobbiamo aumentare l'inflazione. Ci portiamolo a 15 dalla prossima settimana. Devo chiedere al mio datore di lavoro. Vabbè, dice in settimana. In settimana mi dai soldi per andare a fare shopping. Ah, vedi, quindi brava la mamma, complimenti alla mamma. Grazie. Bene, noi siamo. Ah, ci sono anche i cavalli, come vedete, siamo arrivati proprio alla fine del corteo. Nel frattempo ci siamo intrattenuti. Io proverei ad andare anche sulla biga. Chissà se si può andare in due, posso salire? Posso salire, provo a salire, vediamo. Paolo, io me ne vado, Paolo. Ok. Andiamo. Ciao Paolo. Io me ne vado, io non sono normale, mi dicono, meravigliosa questa cosa, ringraziamo l'amico, voi siete di? Cupertino. Da quanti anni vivi il torneo? Il corteo, scusami. Da parecchi anni, non ricordo, ma da parecchi anni. Che cosa rappresenta poi, per voi? Abbiamo un nuovo gruppo, lui è il presidente. Ah, il presidente mi sta suggerendo qual è l'associazione, non l'ho intesa. Prego, vuoi andare anche a lui? Andiamo, proviamo ad andarla a chiedere. Lo so, non sarà facile. Proviamo ad avvicinarci. Chiamo. Presidente, come si vive questa emozione con i cavalli? È un sogno che si avvera. Dopo tanti anni sono tornato a Cupertino, ho portato i cavalli e questo è un sogno che si avvera. Cavalli non sono nervosi con tutte queste persone? No, vedi, sono bravi, sono molto bravi i cavalli. In un contesto del genere potrebbero innervosirsi di più. Sono molto bravi. Bene, grazie, grazie. Ringraziamo il presidente. È stata difficile, ma l'abbiamo fatta. Paolo, siamo stati capaci anche di fare questo. Noi siamo in coda al torneo. Proviamo queste signore. Chi saluta? Saluto degli amici che stanno dall'altra parte. Andiamo gli amici dall'altra parte. Andiamo a vedere le altre match. Buonasera. Chi sono gli amici che stanno dall'altra parte? Allora, la signora. È la moglie del soldato che sta sopra. E allora andiamo a chiedere alla moglie del soldato, chiediamo qual è l'emozione nel vedere tuo marito che si veste tutto il giorno, che ti dice hai stirato questo, hai preso questo. È una bella emozione sicuramente. È da vedere. Peccato per chi non è qui. In questo momento noi siamo in diretta televisiva e quindi peccato. Voi avete degli smartphone? Sì. Certo. Perfetto, avete Facebook? Certo. Allora vai sul tuo profilo Facebook. Tu hai il profilo Facebook? No, non hai il profilo Facebook. Signore, lei ha Instagram? No, non ancora? No, perfetto. Allora mi mantiene il microfono? Certo, come no. Nel frattempo racconti la storia della sua vita. La storia della mia vita. Anch'io ho dei cavalli, quindi a San Donato ho una fattoria con dei cavalli murgesi. Ho un cavallo spagnolo, solo che non ho fatto in tempo a portarli qua in diretta per voi. E abbiamo anche una nostra amica molto loquace. Come vedete, io adesso faccio condividi ora e ti faccio vedere. Noi siamo in diretta. Fantastico. Grazie, grazie. Grazie. Grazie, grazie, buona estate. Bene, ci dicono di stringere, ci dicono di accelerare, noi vai. Ciao, salutiamo i nostri amici, tanti e tanti, tutti sorridenti. Voi siete di? Cupertino. Di Cupertino, diamo un voto al corteo quest'anno. 10. Perfetto, 10-10 e lode, grazie. Grazie, grazie. Il nostro Emanuele è prezioso. La generazione, pensate che il nostro amico Emanuele circa 40 anni fa era lì con il tamburo, adesso c'è il 30 anni fa, scusami, ti facevo più vecchio, ma anche il papà di Emanuele,
quindi la terza generazione. Ringraziamo gli amici, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, grande il supporto che danno insieme a tutti gli altri amici delle associazioni. Come vedete qui, cari amici telespettatori, c'è, io chiedo a Paolo, qui è, provo a rubarlo per un attimo, qui è il famoso editto che prima il conte Manfredi ha letto insieme alla contessa Beatrice ed è portato, ed è la promessa per il comune di Copertino. Lunga questa diretta, proviamo, come vedete tantissima gente accompagna il corteo giunto ormai alla 44esima edizione. Mi chiedono cosa fare, proviamo a chiedere alla regia se dobbiamo tagliare o se dobbiamo vedere lo spettacolo. Mi dicono di continuare a vedere lo spettacolo e quindi andiamo avanti. Come vedete tantissime persone, più si arriva verso il centro e più la gente aumenta. Si è calcolato in circa 10.000 le presenze quest'oggi e quindi, cari amici, è veramente difficile riuscire a non essere presi dalla diretta stessa del corteo. Come vedete tanti l'applausi, dicono di intervistare lui, no, come no, avete vergogna, me ne scatta, volete vedere una cosa bella, guarda, io faccio intervista a lei, guarda, come no, a scuola tutto bene? Sì. Fidanzati? No. No, bene, è a posto, andiamo via, perfetto, ritorniamo, proviamo ad andare dalla parte... È molto impegnativa questa diretta, tanti e tanti i chilometri. Cosa ne pensa di questo corteo? È bellissimo. Ma lei l'ha mai vissuto da vicino? No. Lei è di? Sono di Vicenza. Di Vicenza? Vabbè, non è mica brutto dire che sono di Vicenza. Wow. È la prima volta che è venuta qui a Copertino, cosa ne pensa? Bellissimo. Bello, lo vuol vedere da vicino con me? Venga, mi dia la mano. No, non è geloso, venga. Allora, il corteo, sa perché si tiene il corteo? Perché? Perché il 5 agosto del 352 d.C. ci fu un sogno, il nobile Giovanni sognò una Madonna e la Madonna gli diceva: devi erigere una chiesa dove ci sarà la neve. Il 5 agosto ci fu la neve a Roma, ci fu eretta questa chiesa. Grazie, ringraziamo la signora di Vicenza. Quando va su, dica che la Puglia è meravigliosa. Abbiamo lì le strade, bellissimo. Grazie. La Puglia è meravigliosa, ma voi vedete? Venite. Vicenza, sì, l'ho detto, la Puglia è meravigliosa. Allora, avete Facebook? Chi ha Facebook? Ieri, mamma mia quanto è alto questo, che okay. Allora, prendi il profilo Facebook, guarda, fatele con me. Calma. E questa bella bimba come si chiama? Mia figlia, si chiama meravigliosa. Angela, meravigliosa. Ciao, bella! Ciao! Guarda come ride. Allora, vai. Allora, questa è la foto con la paperella. Come non prendere niente? Scrivi Antenna Sud. Certo, per voi veneti Antenna Sud. Io sono napoletano. Ah, allora. Questa qui. No, antenna, scrivi live, aggiungi live, vedi qui, live. Okay. Abbiamo solo la residenza. Ah, e allora? Allora, i napoletani, quel di Pitonto, ti rubo il mi piace, ho d'obbligo. Guarda una cosa. Ah, siamo live. Ciao ragazzi, buon'estate. Allora, tutti che riprendono, nel frattempo il corteo si è fermato, ma mi chiedo, Paolo, stoppa un attimo, mi chiedo, si è fermato per il semaforo rosso? Perdona la mia battuta, dai, questa è lecita, ci stiamo divertendo, fa caldo, eh? Molto. Voi siete di? Copertino. Voto? No, voi siete di parte, non ve lo chiedo, perché è troppo facile. Ah, e tu sei troppo alto, non lo chiedo. Bene, proviamo a chiedere ai nostri amici, lei che si nasconde? Eccolo,
si nascondono tutti timore, questo timore reverenziale. Abbiamo qui anche il nostro parrucchiere di fiducia che ha pettinato anche Sabrina Martina. Una lunga diretta, una lunga passeggiata è incominciata questo pomeriggio, ma per Copertino cosa rappresenta il corteo? Per Copertino rappresenta comunque la storia, è la nostra storia alla fine, sempre emozionante, ogni anno, sempre, sempre. Ti fanno brutti gesti da dietro i tuoi amici, sono dei fans. Forza Vincenzo, vedi, lo fanno apposta, bene, grazie. Signore, diamo un voto a questa manifestazione, a questo corteo da 1 a 10. 9 10. E lei? 11. Sì, vabbè, va. Però abbiamo fatto la media, 9 più 10 più 11 è sempre 10. È inutile, qui vivono benissimo e serenamente. Hai perso la speranza di per terra, non è quella, no, scherzo, permettetemi le battute, per vivere questi momenti di hilarità. Perché questa faccia seria? Siamo in diretta, no, non andare via. Lei è stanca, si è appoggiata. Si vede. Da dove viene lei? Sono di qua, di Copertino. Ah, di Copertino. Quindi stiamo chiedendo il voto, ragazze, subito col telefono a immortalare. Mamma, la fai in televisione, tu immagina. Questo, un voto alla manifestazione e all'organizzazione. 10 più. Voti altissimi. Tu perché sorridi adesso? Voti altissimi, grazie. Sei scappata, che gli hai fatto? No, niente, è a timore reverenziale. Io però proverei. Tu come ti chiami? Siria. Quanti anni hai? 7 e mezzo. Che lavoro fai? Disoccupata, va bene, in attesa di occupazione. Va bene, la signora è semplicissima. Allora, tu che sei di Copertino e sorridi ma avevi la faccia seria, possiamo provare a strapparti un voto alla manifestazione? Un voto. 10. Allora, proviamo adesso. Quanta gente qui stanno seduti? Questo è il lato comodo e quello è il lato scomodo. Proprio questo è il parte della tribuna. Tribuna VIP è questa. Siete di? Copertino. Tutti di Copertino, praticamente a Copertino si è riversata nelle piazze, oltre a tanti e tanti turisti. Diamo un voto alla manifestazione. 10. Che vai, suggerisci? Stava parlando lì. Allora, il voto. 9. 10. 10. 8. 8, un voto un po' più basso. Grazie. Signore, che ne pensa della manifestazione? Bellissima. È da tanti anni che la vediamo. E quindi se la godrà per anche per tanti altri anni. Diventa sempre più bella e molto più lunga dell'altro anno. Grazie, ringraziamo i commenti. Fa piacere, non è facile trovare tanta gente che vive nel comune dove viene ospitata una manifestazione e sentire questi commenti positivi. Vi assicuro che non è semplice. Questo è merito e pregio dell'organizzazione. Bene, tanti telefoni, tante lucine accese e proviamo. Qua sono tutti giovani, vanno via. Ciao. Allora, proviamo i bimbi di adesso, sono molto più loquaci. Voi quanti anni avete? 9. 8. Che lavoro fate? Scuola. Com'è la maestra? Brave. Quante fidanzate avete? 0. 1. Ah, ecco, una, bene, bravi. Per che squadra ti fate? Juve. No, basta, via, andiamo via, basta. Non mi interessa. Non mi interessa. Ehi, voi. E quanti anni avete voi? 4 e tu? 5. Ah, camminiamo, datemi la manina. Camminiamo. Abbiamo intercettato i figuranti più giovani, forse, sicuramente. Qua sono i più giovani, 4 e 5 anni. Diciamo i nomi, qual è il tuo nome? Anita, e tu? Francesco. Come? Francesco. Ah, brava, Anita e Francesco, come? Ma siete fidanzati? Ah, sì. È il figlio del presidente, sono fidanzati, come vedete. Mi raccomando, alla fidanzata regala le fiori e tanti sorrisi, va bene? Le vuoi fare una dedica? No. Le vuoi dare un bacino? No. No, tu vuoi dare un bacino a lui? No, va bene. Meravigliosi. Bene, mi fanno cenno di andare avanti. Qua sorridono. 4 e 5 anni, sono i figuranti più giovani. Lei è di? Del posto. Quindi è un indigena? No, sono di Copertino. Ah, quindi è di Copertino, non è un indigena? Non è un indigena. Questo bel ragazzo che potrebbe fare il tronista è suo figlio? No, è il ragazzo di mia figlia. Ah, il ragazzo di sua figlia. Te lo sei scelto bene, bravo, complimenti. Vieni qua. Tu perché ridi? Non stiamo facendo niente. Venite qua. Avete Facebook voi?
Perfetto, prendete i vostri telefoni, è quasi un imperativo. Guarda come è giusta la figlia, mamma mi raccomando che devi andare in televisione, scusami. Allora, cercate Antenna Sud. Avete visto in diretta già prima. Ah, grazie. Quindi cercate Antenna Sud, no, Antenna Sud Live, perdonami, indietro, Antenna Sud Live. Aggiungi, tu hai una connessione a vapore? Ilia, dai. Cioè, no, 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 va indietro, lui l'ha trovato. Antenna, non è. Posso, vai indietro, Antenna Sud Live. Eccola. Ti rubo il mi piace. Vai. E ora vedete una cosa bella. Mamma, vieni a vedere, guarda. Vai, scorri. E siamo in diretta, bene, grazie. Grazie. Anche lui. Lui è il papà. Amici. Bene, come vedete, grazie. Te lo sei scelto bene. Bene, come vedete, questa musica meravigliosa è una diretta lunghissima, cari amici, lunghissima. Come vedete, siamo arrivati, abbiamo percorso credo 3 chilometri. Vedo una signora che sorride, vengo io. Ciao, da dove viene? Da Copertino. Diamo un voto alla manifestazione. Per me è una manifestazione meravigliosa, 10. 10. Perché sorridete? Perché si sono superati assolutamente, in quanto ci sono i mercatini enogastronomici, ci sono, voglio dire, sbandieratori famosi, ci siete voi, c'è il paese gremito di gente, meglio di così si muore, quindi viva Copertino. Viva Copertino, quanti anni hai? Io ho 11 anni. Ma 11 anni è così alto questo? Non vale? No. Certo, è l'area di Copertino, dovete venire a Copertino, mangiate a Copertino, diventate così, come un undicenne. Allora, undicenne, hai preso? Ho preso da mio padre. Vabbè, papà sarà sicuramente alto. L'area buona, una mamma... Siamo in Puglia, amore, il Salento. Puglia, siamo in Puglia, non dite il Salento, siamo in Puglia. Tutto, ma non la fame, soprattutto se poco ma sicuro, soprattutto se tu dovessi andare a casa di qualcuno, dici c'ho fame, ma vieni, metto tavola subito, trova di tutto, non manca niente, almeno di quello che insomma abbiamo. Grazie, buona serata signore, si sta divertendo, tutto a posto, bene, grazie, tutto bene. Bene, si sta bene. Allora, noi adesso vi lasciamo un attimo nella presa diretta, stiamo ritornando nuovamente in Piazza del Popolo, mi chiedono di accelerare. Signore, come sta andando questo corteo? Bellissimo, veramente bello. Si mantengono le tradizioni nel Salento. È importante mantenerle, mi dicono di accelerare. Io più veloce di così non riesco ad essere. Bene, ce la faccio. Se vuoi ce la faccio, ricordiamo sempre, non so, il nostro Paolo Franza ha percorso quasi 3 chilometri, chiederà sicuramente un aumento alla fine di questa diretta. Salutiamo tutti Antenna Sud e lo salutiamo in diretta, qui c'è anche un cannone. E torniamo nuovamente in Piazza del Popolo. Abbiamo intercettato nuovamente il presidente Raffaele. Raffaele, come sta andando? Benissimo, è veramente felicissimo di tanta gente. Bene. E siamo ritornati adesso in Piazza del Popolo. E proviamo adesso, si posizionano tutti e cinque i casali qui. Raffaele, cosa accadrà adesso? Adesso rivederanno di nuovo gli spettacoli, gli sbandieratori del rione Lama di Oria. Gli artisti di strada presenti e poi un piccolo spettacolo qui. A seguire la cena medievale con le danzatrici orientali. Io, visto che hai parlato di Oria, volevo
avere a volo, se riusciamo a prendere a volo almeno il responsabile degli sbandieratori. Giuseppe Carbone, mi stavi di fronte. Ecco, Giuseppe Carbone dovrebbe essere lui. Proviamo un attimo a rubare un attimo Giuseppe Carbone, giusto? Vieni, responsabile degli sbandieratori di Oria, siamo in diretta su Antenna Sud, gruppo editoriale Domenico Distante, che cui fa parte anche Canale 85. Un momento importante questo giusto connubio tra la città di Copertino e Oria. Sì, sono... Intanto buonasera a tutti. Sono quasi 30 anni che noi veniamo qua, gli sbandieratori Rione Lama della città di Oria. Sono tantissimi anni di fiducia, tantissimi anni di spettacoli per un corteo che noi vediamo proprio ogni anno crescere di dimensioni, di importanza, di figuranti, di spettacoli, e questo ci rende orgogliosi. Quest'anno ci siamo presentati con una formazione storica, quasi 40 elementi tra chiarine, sbandieratori e musici. Arriva la contessa, ecco perché. Beh, lasciamogli spazio. 40 ragazzi storici, il più piccolo ha 35 anni ed sono tutti ragazzi pluricampioni d'Italia. Negli anni passati hanno fatto i campionati nelle diverse città. Stanno per iniziare? Sì, faranno uno spettacolo adesso di 15 minuti e faranno vedere le loro capacità. Bene, ringraziamo il presidente e soprattutto noi chiediamo, chissà quando faremo la diretta al Palio di Oria. Beh, mai dire mai, Mai dire mai, noi ci tentiamo, ormai sono tanti anni. Grazie, adesso ci sarà lo spettacolo degli sbandieratori di Oria, della durata di circa 15 minuti. Come vedete, il conte Manfredi, la contessa Beatrice, si è posizionata qui sotto Palazzo del Prete. Come vedete, appunto, hanno letto l'editto e sono loro che rappresentano appunto quello che fu il volere del figlio di Federico II, che voleva assolutamente questa chiesa che fu eretta nel XIII secolo. Adesso io lascerei un attimo il commento audio e proverei a sentire la presa diretta. Chiedo lumi alla regia se posso fare così. Mi dice di sì, ok. E quindi ci interrompiamo un attimo e viviamo le emozioni della presa diretta di questa 44esima edizione della Madonna della Neve qui a Copertino live 5 agosto 2019.
quarto d'ora di spettacolo, di poi andiamo a lasciare medievale, abbiamo chiuso. Quanto non mantiene la batteria? Ma che batteria? Ma perché cosa? Quante ne stanno? Quante ne stanno dentro? Thank you.
E siamo sempre in diretta da Piazza del Popolo, cari amici telespettatori di Antenna Sud Live. Siamo sempre qui in diretta per la 44esima edizione del corteo della Madonna della Neve qui a Copertino. Come vedete adesso ci sono gli artisti di strada che si stanno esibendo in questi giochi in onore del Conte Manfredi, della Contessa Beatrice, che sono seduti qui proprio sotto Palazzo del Prete. E tra poco ci saranno anche i tamburellisti che si esibiranno e accompagneranno il corteo e tutti gli artisti alla cena medievale. Qui per esempio ce n'è uno. Tu come ti chiami? Vieni, alzati. Vieni. Come ti chiami? Riccardo, perché tu suoni? Perché mi sono appassionato e mi piace suonare. E tu quanti anni hai? 7 anni. Riccardo, papà ti ha tramandato questa tradizione o papà tuo faceva anche lui parte del corteo? No, non faceva parte del corteo. Sei bravo a scuola? Sì. La maestra è brava? Sì. Bravo. Saluta i tuoi compagni. Ciao. Bellissimo. Ragazzini intelligentissimi, come vedete, e quindi come vi potevamo appunto raccontare in questa lunga diretta iniziata intorno alle 20:30, questa 44esima edizione del corteo della neve. In questo momento c'è l'esibizione degli artisti di strada, un'edizione voluta fortemente dall'organizzazione ma anche dall'amministrazione comunale, tanta gente, tanti i commenti positivi. E ricordo che noi siamo anche in diretta Facebook sulla nostra pagina dedicata appunto al nostro canale televisivo del gruppo editoriale Domenico Distante. Ringraziamo tantissimo anche il grande lavoro che in questo momento il nostro Paolo Franza sta facendo, e abbiamo anche intercettato una delle bellezze. Tu sei di Copertino? A Copertino siete tutte così? In che senso? Tutte così carine, così belle e così solari. Permettimi questa battuta, ho avuto modo di intervistare e di intercettare tantissime persone qui di Copertino. Lo sentite molto questo corteo? Sì, fa parte diciamo del folklore ma anche della tradizione copertinese. Noi abbiamo avuto i conti appunto a Manfredi e qui a Copertino, è molto sentita come manifestazione da tantissimi anni ormai, e come vede la popolazione partecipa, entusiasta. Cosa ti spinge ad essere un arciere? Per me è il primo anno che sono arciere, è il fatto di rappresentare la scorta dei conti, quindi ti senti una sorta di un po' paladina della giustizia. Esattamente, sì. Pensi di rifarla questa esperienza? Sì, assolutamente sì. Bene, ti ringraziamo, grazie e buona estate. Tra l'altro qui abbiamo anche il presidente dell'associazione. Presidente, possiamo dare qualche nozione sul tiro con l'arco? Beh, questo è un tiro d'arco storico, quindi di foggia storica, è un lombò senza finestre. Si usa generalmente in queste competizioni, oppure è una disciplina nuova che si fa il tiro di campagna verso le sagome animali. Tra poco saremo lì sul sagrato della chiesa, faremo dimostrazione anche al pubblico. Chi vuole venire può provare questa disciplina nuova. E per chi non riesce a venire questa sera, dove può intercettare la vostra associazione? Di organizzarci con un punto ritrovo per gli arcieri appassionati, anche per dei corsi dei bambini. Speriamo di riuscirci quest'anno. È un progetto un po' vecchio, però speriamo che quest'anno riesca a decollare e partire. Cosa spinge a provare il tiro con l'arco? Serve tanta concentrazione, ma tanta forza, non solo fisica. Beh, l'arco sì, serve la forza fisica, ma anche un concetto di respiro, di gioco, no? Perché si unisce corpo e mente in un gioco e si fa lo stesso lavoro dello yoga, però giocando. Poi una disciplina vecchia, antichissima.
Grazie, ringraziamo il nostro amico. Grazie, grazie. Appunto, come vedete, ancora giochi in onore del Conte e della Contessa qui in Piazza del Popolo. E tra poco ci sposteremo sul sagrato della chiesa per poter vivere questa cena medievale. Io adesso chiedo al nostro Paolo Franza di poter staccare la telecamera sulla Contessa. Allora, Contessa Beatrice, interpretata da Sabrina Martina, hai vissuto per la prima volta questo corteo. Cosa ti è sembrato? Quali sono le emozioni che hai provato quando hai visto tutta quella gente? Forti emozioni, è molto strano, sembra davvero che ti acclamino, che qualcuno ti cerca con lo sguardo, una bella sensazione, molto. Lo rifaresti? Sì, assolutamente. Cosa ti resterà di questo corteo? Tanti ricordi, tante persone, tanto. Mi piace moltissimo, me lo ricorderò come un bellissimo ricordo. Grazie Sabrina, a te chiederlo per te è molto semplice perché tu hai già interpretato più volte anche altri ruoli, poi in qualità di modello, è bello essere seduti qua, essere al centro dell'attenzione. Sì, fa un bel effetto sinceramente, è una bella emozione soprattutto, vedere tanta gente che magari ti mette al centro dell'attenzione. Anche fare il conte è una bella esperienza. Bene, si vivono tante emozioni, cari amici telespettatori, come vedete il valore delle tradizioni rimane nonostante siano passati tanti secoli. Il nostro amico 40 anni che io faccio questa manifestazione, sono 40 anni precisi, ero molto giovane e mi ero innamorato proprio appunto dei tamburini, alla quale poi ho continuato a fare, diciamo così, questa manifestazione anno per anno, migliorandola ovviamente, evolverla sarebbe l'ideale per tutti quanti. E come vedete adesso il giochi del maestro Mangiafuoco, giochi sicuramente pericolosi, non emulateli a casa, cari amici, sono giochi che vengono fatti, una professione che viene fatta in maniera professionale, nella massima sicurezza, ma non emulatelo a casa sicuramente. Lasciatelo fare ai professionisti. Bene, come vedete in questo momento c'è il saluto da parte degli artisti di strada e in questo momento partono i tamburrini che dirigeranno tutti gli artisti ma anche il corteo verso la cena medievale e in questo momento ci sarà appunto la preparazione, come vedete la preparazione sta per avvenire. Io chiedo a Lumi, alla regia, se possiamo iniziare nuovamente la nostra diretta itinerante che ne avrà ancora per qualche minuto, sono circa le 22:30, io credo che staccheremo la diretta intorno alle 23 circa, quindi cari amici telespettatori, noi abbiamo cercato di raccontare il territorio salentino, il territorio della Puglia, quando le nostre tradizioni devono rimanere importanti, devono rimanere tali, devono rimanere così radicate nel territorio. È un momento di grande crescita per la nostra regione, un momento sicuramente anche della spinta che c'è non solo da parte del turismo ma anche da parte di tutta la gente che ha questa voglia di rinascita, ha questa voglia di poter vivere e rivivere le proprie tradizioni. In questo momento, per una questione di sicurezza, io provo ad abbandonare Piazza del Popolo, proviamo un attimo a fermarci e i tamburini li lasciamo scorrere, anzi no, noi proviamo ad andare avanti e ringraziamo anche tutti gli amici che stanno intervenendo. In questo momento, come vedete, siamo in testa al corteo e stiamo per raggiungere la cena medievale, è un po' difficile questo percorso, ritorniamo, come vedete, ricordiamo 44esima edizione del corteo della Madonna della Neve, adesso ci accingeremo ad arrivare sul sagrato della chiesa dove abbiamo avuto anche modo prima di intercettare Don Antonio, e qui siamo all'interno della una
casa privata e proponiamo le coroncine medievali. Delle? Coroncine medievali. Ah, delle coroncine medievali, vedete? Lo vediamo, lo facciamo anche indossare qui, vedete queste coroncine medievali meravigliose e le facciamo indossare a tutte le donne. Sì, certo. Bene, grazie, ringraziamo la nostra amica per queste coroncine medievali. Il sagrato è qui a due passi e si sta vivendo questo momento della cena medievale. Siamo appena giunti qui sul sagrato della cena medievale, come vedete allestita anche con un menù del tempo. Vediamo questo pane, queste brocche di vino e qui adesso ci saranno frutta secca, uva, melograni, del vino. Rigorosamente non c'è plastica, ovviamente. E vediamo appunto questa cena medievale che sta per iniziare. Abbiamo intercettato nuovamente Laura Alemanno, che è qui sul sagrato della chiesa. Allora, questa cena medievale, venuta un po' di fame a fare tanta strada. È vero, è stata una bella serata impegnativa. Abbiamo percorso tutte le vie del centro e adesso... Abbiamo tutto il perimetro. Vi abbiamo seguiti in diretta. No, bellissimo, adesso arriva il corteo, si accomoderanno a questa cena medievale. Io propongo di chiedere un posto anche per noi. Accogliamo l'invito di Laura. Laura, sai cosa ci ha colpito? Noi l'abbiamo detto in diretta. Di quanto la gente di Copertino abbia dato un giudizio positivo. Di solito, l'ho anche detto prima, non è semplice, che c'è sempre qualche detrattore, c'è sempre qualcuno che tende a criticare. Invece tutti hanno detto meraviglioso questo spettacolo, deve continuare e deve continuare ad esserci per mantenere vive le nostre tradizioni. Ma questo non può che farci piacere, perché questo è il vero simbolo e la vera vittoria, poi, perché se gli eventi sono sentiti dalle comunità, beh, certamente la risonanza che possiamo avere è maggiore. Io ho accolto anche moltissimi turisti e questo ci rende felici, gente che si è spostata dalle marine per venire a Copertino a seguire questo meraviglioso corteo storico, ed è bello ricevere i complimenti, ma soprattutto io voglio ricordare l'impegno del comitato del corteo storico Madonna della Neve, l'impegno del grandissimo presidente e l'impegno di tutti quanti della chiesa di Don Antonio. E adesso stanno arrivando il conte e la contessa, rispetto ai quali ubi maior minor cessat. È vero. Ti do un piccolo dato: abbiamo raggiunto quasi 20.000 persone con la diretta Facebook, eravamo ancora in corso di diretta, ma soprattutto tanta gente da Pisa, dalla Francia, da Bolzano, da tutta Italia, che dicevano bellissima manifestazione. Questo sicuramente fa crescere il territorio e ne siamo onorati anche noi, che dobbiamo ringraziare te che hai creduto in questa nostra nuova realtà televisiva, che è radicata nel territorio, ma stiamo cercando di dare un modo diverso di fare televisione. Assolutamente, bisogna promuovere il territorio, bisogna promuovere chi come voi fa anche televisione in maniera diversa dal consueto, fare queste dirette, essere presenti, far vedere alla gente l'entusiasmo e il fermento che si continua a vivere durante tutto il corteo è fondamentale per arrivare al turista, arrivare alla gente, ripeto, promuovere un territorio meraviglioso. Tu la danza del vento non la fai? No, anche no. Senti Laura, ma chi pagherà il conto alla fine? Il conte e la contessa. Bene, lo diciamo allora. Laura, noi siamo quasi in chiusura di diretta. Vuoi aggiungere, siamo quasi nei titoli di coda, vuoi aggiungere qualcosa? No, che cosa dire? Un grazie a voi di Antenna Sud, un grazie, lo ho nominato prima, eccolo è arrivato il grande presidente di questo strepitoso comitato. Io l'unica cosa che posso dire è che l'amministrazione, io ci crediamo fortemente, abbiamo detto che con loro questa manifestazione l'anno prossimo sarà ancora più grande, le cose devono essere sempre migliorate, ma il mio applauso veramente va alla manifestazione di questa sera, che basta guardarsi intorno per capire che è stato un grandissimo successo. Ma tra l'altro noi già ci eravamo proiettati all'anno prossimo dicendo facciamo questo, inventiamoci questo, è vero, ne avevamo parlato. Raffaele, tu i ringraziamenti li hai fatti nella parte iniziale, adesso diciamo che possiamo dirlo, è andata tutto bene, perché adesso ci sarà lo spettacolo delle danzatrici del ventre.
titoli di coda velocissimi, ultima battuta. Sì, ringraziamenti naturalmente, ripeto, vanno a tutti i miei collaboratori, a tutte le associazioni di volontariato, all'amministrazione comunale, naturalmente a tutte le associazioni sportive e non per allargare ancora di più e diffondere ancora di più questa manifestazione. Bene, ringraziamo Raffaella Strafella e il sindaco, già sindaco ti vedo Laura, e l'assessore Laura Alemanno, però chissà, mai dire mai nella via. Mai dire mai, cresciamo e cresciamo tutti insieme. Bene, grazie, adesso ringraziamo i nostri due ospiti, li congediamo, ci sarà lo spettacolo delle danzatrici del ventre che aspettavano solo me, può partire e poi faremo i saluti finali, godiamoci lo spettacolo. Dovrebbe partire la musica, questo è il bello della diretta, cari amici telespettatori. Nel frattempo noi proviamo ancora a intercettare degli amici. Facciamo così, la telecamera è lì lontana, tanto ci... La mamma della contessa. Oh. Allora, qual è la ricetta per fare una contessa così bella? Amarsi. Amarsi. Origini, lei ha detto io sono nata a Rho, ho detto ma hai origini di Copertino? Sì, io e mio marito siamo tutti e due di Copertino. Qual è l'emozione che si prova nel vedere la figlia, chissà quando tu eri più giovane hai vissuto il corteo e poi vederla adesso in veste di contessa? Tantissime emozioni. Non ti vogliamo far piangere? No, assolutissimamente. Però questa sera ho provato veramente una grande emozione vederla in queste vesti e tra tutta questa gente, bella gente che l'ha voluta e che l'ha apprezzata tantissimo. Sono stata veramente un'emozione grande, tantissimo. Grazie a voi. E quindi ci godiamo adesso questo spettacolo delle danzatrici del vento e poi potremo finalmente, cercare di riposarci e soprattutto beverarci e mangiare anche qualcosina, visto che comunque abbiamo percorso veramente tanti e tanti chilometri. Tutto pronto, lo spettacolo è iniziato, sembra facile, ma non lo è. E quindi ci godiamo questo spettacolo.
Bene, cari amici telespettatori, abbiamo goduto in diretta dal vivo questa magnifica esibizione delle nostre danzatrici del ventre, che adesso stanno per salutare il conte, la contessa Manfredi, la contessa Beatrice. Come vedete, c'è ancora un'ultima esibizione. Qui siamo, come detto, a Copertino per questa 44esima edizione del corteo della Madonna della Neve. E c'è questo tocco orientale all'interno della diretta stessa, e noi eravamo certi che fosse finito, forse sarà il ballo finale. Vi ricordo appunto questa 44esima edizione, un'edizione fortemente voluta dall'organizzazione nella qualità del presidente Raffaele Strafella. Questa bellissima esibizione delle danzatrici del ventre, tanta gente quindi sul sagrato della chiesa, come vedete tutti i telefonini rivolti verso queste quattro ballerine. E noi, che dire, abbiamo cercato di raccontare quello che si è vissuto durante la diretta della 44esima edizione del corteo, tra mille difficoltà, tra tanta gente. Abbiamo calcolato circa 5-6 mila persone, c'era tutta Copertino, questo è poco ma sicuro, ma la cosa che più ci ha colpito è la tanta diffusione sul canale della pagina, sulla pagina Facebook, scusate, tanta gente dalla Germania, da Londra, da Bruxelles, dal resto d'Italia, che ha potuto vedere e soprattutto poter gustare le tradizioni pugliesi, le tradizioni pugliesi che si tramandano. Ricordiamo questa festa antichissima del XIII secolo, quando il conte Manfredi ha voluto fortemente ricordare e donare l'effigie della Beata Vergine.
Ebbene, quindi, cari amici telespettatori, siamo giunti veramente alla fine questa volta. Prima c'era stato un accenno di chiusura, ma così non è stato. Io provo a dare un attimo le spalle. Mentre il conte e la contessa cenano, beati loro, noi abbiamo mangiato nulla, abbiamo camminato tanto. Chi pagherà il conto? Io. Pago tutto io. Paga tutto il conte Manfredi. Io ringrazio Mirko, ringrazio Sabrina, grazie, siete stati gentilissimi, ci avete accompagnato in questa splendida, emozionante racconto e avventura di questo corteo. Grazie ancora, in bocca al lupo per il futuro a entrambi. Grazie a te. Grazie anche a lei. Bene, bene, cari amici telespettatori, siamo giunti veramente alla fine. Abbiamo raccontato Copertino, abbiamo raccontato la Puglia, queste sono le nostre emozioni, questo è quello che noi raccontiamo su Antenna Sud Live e cercheremo sempre di raccontare sul canale 90 del Digitale Terrestre, rigorosamente in diretta live, anche sulla nostra pagina Facebook. Da Cristian Tempesta è tutto, io ringrazio tutti quelli che hanno voluto questa diretta, ossia Laura, l'amministrazione comunale, ringrazio Raffaele Strafella, ringrazio ovviamente anche Emanuela e un grazie in particolare. Ringrazio anche un'altra persona che ho conosciuto quest'oggi, cercavo e credevo di incontrarla, non ho avuto modo di incontrarla, ossia l'imprenditore Rizzo, con il quale forse faremo tante cose insieme, non solo per Copertino. Da Cristian Tempesta è tutto, un arrivederci ai nostri prossimi appuntamenti targati Antenna Sud Live. Ringrazio Paolo Franza, è stato esemplare questa sera. Ciao a tutti e buon'estate.